onestamente siamo partiti meglio noi. Mi aspettavo una partenza più feroce della regina. Il nostro atteggiamento ci ha permesso di aggredirli alti, di essere intensi. Abbiamo trovato il gol, una bella giocata, una bella situazione di sviluppo che ha chiuso balla. Ci eravamo avvicinati prima con un tiro di Kraghi dalla distanza. Insomma, abbiamo fatto un primo quarto d'ora veramente importante dove abbiamo dimostrato che siamo venuti qua con l'atteggiamento giusto. Avevo chiesto alla squadra un approccio importante e così è stato. Due errori, barra tre errori tecnici individuali nostri in fase di uscita hanno dato un po' di verve alla mano della regina che, anche se in maniera confusionale, è arrivata un paio di volte nell'area di rigore nostra con qualche rimpallo su qualche tiro loro. Hanno fatto un po' di forcing. Poi in quel momento la curva ha spinto tanto e quindi 20 minuti un po' particolari, difficili. A questo però voglio sottolineare e fare complimenti alla mia squadra che ha dimostrato di sapere soffrire, di saper difendere con denti stretti quando c'era da farlo e con ordine. Il secondo tempo siamo tornati in campo col giusto atteggiamento. Io penso che abbiamo dominato in lungo e largo sotto il profilo del palleggio, del gioco. Abbiamo avuto più situazioni per fare il 3-0. La regina fisicamente è vistosamente calata e quindi non ci hanno impensito più di tanto, se non con un gran tiro da fuori area, forse di Barillato, che è stato con una bella parata plastica Uicai. Diciamo che poi abbiamo controllato, abbiamo giocato secondo me un buon calcio e abbiamo avuto l'atteggiamento di una grande squadra, pronta a saper gestire, a saper affondare. Abbiamo avuto qualche ripartenza che forse potevamo capitalizzare meglio, però oggi penso che si è fatto un risultato importante contro una grande squadra in un ambiente difficile, contro un grande club per blasone e oggi l'ha dimostrato tutto, anche l'ambiente e la curva. Quindi noi sapevamo delle difficoltà di questa gara e quindi ci prendiamo questi 3 punti che per noi sono di vitale importanza per il nostro proseguimento, complimentandomi per la regina, con l'ambiente e per l'ospitalità che ci hanno dato da quando siamo arrivati fino a questo momento. E che devo dire, il commento della gara, penso che abbiamo fatto una grande partita anche qua a Reggio, sono felice della prestazione della squadra, abbiamo vinto anche qua 2-0, abbiamo portato i 3 punti a casa come volevamo, 10 su 10, non possono dire tante questa cosa, quindi sono felice per quello e per il gol, dico, il gol 90% va a Marigoso perché ha fatto una grande cosa, è un grande passaggio che mi ha visto lì dietro area, diciamo, e io dovevo metterlo solo sopra la linea. È stato bello tornare a Reggio dove ho giocato e sono stato bene. Era importante vincere questa partita come del resto tutte le partite che andremo ad affrontare per arrivare al nostro obiettivo. È stata fatta una bella partita, non facile perché comunque sia la Regina è una squadra importante con dei giocatori di valore. Siamo stati molto bravi a capirla e a mettere in atto tutte le armi per poterla battere. Si mettono anche in preventivo certe situazioni, in qualsiasi partita può accadere, l'importante è che come abbiamo fatto siamo rimasti compatti, uniti e abbiamo superato quel momento e poi abbiamo fatto forza di quei momenti per riuscire a fare il secondo gol e continuare a dominare la gara.